Allora, usiamo gli elenchi. Gli elenchi che cosa sono? Sono liste o puntate numerate? Gli elenchi sono molto importanti anche per fare i menu. Quindi per far creare un elenco con i punti si usa il tag UL che sta a indicare unordered list, lista non ordinata. All'interno di questo UL vado a mettere le varie opzioni, quindi i vari punti elenco. Quindi ogni punto elenco si inserisce scrivendo LI e poi la voce che deve comparire all'interno. Che ne so, per esempio questo potrebbe indicare le varie materie che si fanno qui di indirizzo informatica. Poi possiamo avere un'altra opzione. Questi sono tutti elementi di blocco perché vanno a capo, sistemi, reti e poi IPSP, tecnologie, dai. Il risultato è il seguente, eccolo qua l'elenco. Quindi è semplice da creare, poi dopo andiamo a vedere cosa si può realizzare con CSS in merito a queste liste. Se invece vogliamo una lista ordinata, cioè con i numeri al posto dei punti, basta usare ordered list OL. Quindi è relativamente semplice. Vediamo Putre Schools se andiamo su HTML e cerchiamo le liste. Fa vedere la stessa cosa, quindi le liste puntate, le liste numerate, fa un esempio simile a quello che ho fatto io. Ci sono anche altre tipologie di liste, liste di descrizione, ma non è che ci interessa in maniera particolare. E finisce qua. Se andiamo a vedere i CSS e cerchiamo le liste, vediamo quali sono le proprietà che si possono applicare alle liste. Per esempio si possono cambiare i simboli, fare il pallino pieno invece del il pallino vuoto invece del pallino pieno, il quadratino invece del cerchio, i numeri romani invece dei numeri arabi e così via. Quindi in che modo? Con queste proprietà. List style type. List style type, se guardate qui, i valori sono circle, square, upper roman, lower alpha e qua ci sono tutti i vari esempi delle liste che si possono creare utilizzando la proprietà list style type. Si può utilizzare anche un'immagine come punto elenco, un'immagine naturalmente di dimensione ridotta. Qua vedete che c'è un'immagine GIF, c'è cioè un'immagine animata che viene impostata come punto elenco attraverso la proprietà CSS list style image e poi anche la posizione, sì, la proprietà di posizionamento si può sempre andare a impostare con i CSS, quindi vediamoli qua, vediamolo con l'esempio. Allora, outside, vedete che il puntino, il punto elenco sta fuori e il testo è allineato un pochino più a destra del punto elenco, mentre inside il testo e il punto elenco stanno sullo stesso margine sinistro. La proprietà di margine di padding, questo sì, perché essendo quegli elementi di blocco, anche qui abbiamo le proprietà di padding e di margine, soprattutto. Questa proprietà list style type due punti none è molto importante perché serve quando vogliamo fare i menu, vogliamo togliere i punti elenco in modo tale che non si vedano e quindi serve proprio per togliere i punti elenco. Eccolo qua. Qua vabbè, qua sono state rimosse anche il margine e il padding ovviamente. Poi abbiamo un altro elemento importante del linguaggio HTML che sono i link ipertestuali, quindi le ancore.
si utilizza il tag A, poi si scrive, grazie alla proprietà href, l'URL, quindi l'URL è una risorsa, per esempio l'indirizzo di un sito, oppure anche potrebbe essere il riferimento di un altro file, eccetera. Un riferimento comunque, per esempio, .pt. Qui in mezzo tra A e slash A scriviamo la parola, la hot word, cioè quella parola che quando ci posizioniamo sopra compare la manina che ci fa capire che possiamo cliccare e ci manderà da qualche altra parte. Quindi qua scrivo vai a Google e di default i link compaiono in colore blu e sottolineati. Cliccandoci sopra è perché non è giusto il link. Eccolo qua. Ok, adesso va. E mi porta su Google. Attenzione perché qui, vedete, mi ha aperto la pagina nella stessa pagina, nella stessa scheda del browser. Quindi per ritornare alla pagina HTML devo usare la freccia del browser per tornare indietro. Se volessi aprire questo documento, questo sito di Google in un'altra pagina, devo aggiungere un attributo. Qua. L'attributo target. E per aprire la pagina in un'altra scheda del browser devo scrivere underscore new underscore blank. Adesso se clicco su vai a Google mi apre una nuova scheda nel browser, quindi non mi perdo più la pagina HTML. I link sono degli elementi inline, quindi non vanno a capo. Se dovessi aggiungere qui un altro href rimarrebbe allineato, non andrebbe capo automaticamente. Mail to, per scrivere un indirizzo di email. Guardate, send email, così mi si apre il client di posta per mandare proprio l'email. Basta scrivere in questa forma. Andiamo su CSS link e ho finito. Ecco, allora ci possono essere diversi formati, diversi stili per i link. Guardate, posso naturalmente, dicevo come dicevo prima, si applicano un po' le proprietà che si applicano al testo. Quindi qui ho il colore del testo, quindi posso cambiare il colore ai link. Invece di blu questo è hot pink, non sapevo che esistesse hot pink. Poi un'altra cosa molto importante, ma non ho più tempo, devo proprio smettere, domani sera lo guardiamo meglio. Questi sono gli stati dei link e questi sono molto importanti perché ci permettono di animare il testo linkato. Poi ci sono le decorazioni del testo, allora una molto usata è questa, nel senso che anche qui spesso si vogliono rimuovere dai link le sottolineature, soprattutto nei menu. Quindi scrivendo text decoration known con text decoration known, vedete, non appare la sottolineatura, appare solo quando mi posiziono sopra, perché io ho stabilito che quando vado sopra questo link a due punti hover, allora il testo appare sottolineato, altrimenti non appare sottolineato. Quindi sono cose che scelgo io grazie ai CSS. Anche qui poi c'è il colore di sfondo, posso utilizzare il colore di sfondo. Domani lo vediamo perché adesso non ho più tempo di spiegarvelo.